Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7. Nell'ultima seduta dell'Aula di Palazzo Pegaso si è discusso dell'attività dell'Agenzia regionale di sanità. L'Aula ha approvato una proposta di risoluzione che fornisce indicazioni sulla approvazione di specifici indirizzi e per l'elaborazione del programma dell'ARS nel 2022. Analisi e monitoraggio del livello di digitalizzazione del servizio sanitario regionale, diffusione territoriale della telemedicina, anche in relazione alle previsioni del PNRR, analisi e monitoraggio dei fabbisogni presenti e futuri del personale del servizio sanitario regionale, analisi e monitoraggio delle attività dei consultori, in particolare sulle interruzioni volontarie di gravidanza farmacologiche. Sono queste le attività ulteriori che dovrà svolgere l'Agenzia regionale di sanità quest'anno. Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di risoluzione che fornisce indicazioni per l'approvazione di specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'ARS per l'anno 2022. Il Consiglio integra gli indirizzi che la Giunta ha elaborato e poi concluderà con le nostre indicazioni con un'ulteriore delibera nei prossimi giorni. La Commissione e poi il Consiglio ha valutato positivamente gli indirizzi dati dalla Giunta, integrandoli con alcuni aspetti che sono una maggiore attenzione a tutto l'effetto del digitale nella sanità, è un elemento che sta riorganizzando, sconvolgendo l'organizzazione di tanti settori, compreso quello sanitario. Il tema dell'interruzione di gravidanza farmacologica e della diffusione dei servizi sul territorio e il tema del personale, della programmazione delle necessità, del fabbisogno di personale nei prossimi anni per la sanità toscana. E questi sono tre elementi che il Consiglio integra rispetto a tutta l'attività che già individuata dalla Giunta e che farà parte del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità per quest'anno. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, ha chiesto di rinviare l'atto perché a suo parere servirebbe un dibattito più approfondito e sono stati elencati solo alcuni degli argomenti emersi in commissione. La proposta di risoluzione è stata approvata con voto favorevole a maggioranza con l'astensione di 5 consiglieri. Il progetto Polis di Libera Toscana si è aggiudicato il bando del Consiglio regionale toscano sull'educazione alla legalità. Il progetto Polis di Libera Toscana si è aggiudicato il bando del Consiglio regionale toscano Educazione alla legalità, istituito con i fondi, più di 70.000 euro derivanti dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri nel periodo del lockdown. L'iniziativa è stata sostenuta con forza dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La Toscana non è terra di mafia, ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiose e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti, specialmente ai ragazzi più giovani, ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese, è che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte, è un messaggio di formazione e di informazione, perché la progettualità che libera, che poi si è aggiudicato il bando e ci ha presentato, esattamente questa: andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello, che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di presidenza, senza distinzioni di colore politico, perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti, non deve avere una connotazione politica, e ognuno di noi che è impegnato nelle istituzioni deve costruire le condizioni perché se è accaduto qualcosa sui nostri territori non accada mai più. Toscana, purtroppo, assistiamo, non mi viene nemmeno da definirla una recrudescenza dell'infiltrazione mafiosa, perché ormai è un fenomeno in costante evoluzione, in costante aumento. C'è poi però una strategia a lungo termine che gioca sulla dimensione educativa, sulla valenza di tutta una serie di iniziative con cui le associazioni incontrano le studentesse e gli studenti, la formazione delle insegnanti e degli insegnanti. Insomma, una dinamica formativa che fra l'altro si ricorda bene che, come ricordava ieri il Presidente Nazionale di Libera Don Ciotti intervenendo alla città metropolitana, bisogna parlare veramente di una città educativa, di una serie di comunità e di collettività che riprendono in mano l'educazione dei più giovani. Siamo sempre stati sensibili al tema della lotta contro la criminalità. Questo Consiglio regionale si sta caratterizzando anche in questa direzione.
e quando abbiamo avuto la possibilità con i fondi derivanti dai rimborsi restituiti per il lockdown abbiamo deciso come ufficio di presidenza di fare questo bando con quelle risorse. E l'educazione alla legalità è quanto mai importante, specialmente in questa regione, perché i dati ci preoccupano molto. I dati della Fondazione Caponnetto parlano di un 95% di imprenditori toscani a rischio di contatto con la criminalità, e quindi si deve partire dalle scuole, per cominciare una battaglia culturale, perché non dobbiamo nessuno sentirci al riparo da questi rischi di infiltrazioni, perché questo è quello che ci viene detto dalle fondazioni che fanno studi appositi, e abbiamo anche un alto numero di beni confiscati alla mafia, più di 600 in Toscana. Sono cifre che fanno pensare che devono invitare a fare dell'azione conseguente, e noi la stiamo facendo. La legalità deve essere una sfida collettiva, i protagonisti di questa sfida chiediamo che siano i giovani, è una dimensione culturale nuova, quindi ai giovani viene chiesto uno sforzo ulteriore di mettersi in discussione, soprattutto dopo la pandemia, per trovare anche un livello di motivazione nuovo, e può essere una sfida che mette insieme le persone, è un livello di aggregazione e soprattutto un grande collettivo culturale in una terra come la Toscana, che deve fare della legalità uno dei propri principi cardine, uno stile di vita, e credo che i ragazzi siano i migliori interpreti in grado di poter affrontare questa sfida. Grazie a questi fondi Libera Toscana e l'associazione Le Discipline potranno organizzare numerose iniziative di educazione alla legalità nelle scuole di tutta la regione e 5 campi di estate liberi sul nostro territorio. A tutto ciò si aggiungeranno gite di formazione sulla proprietà di Suvignano, confiscata alla mafia e data in gestione alla regione, che sarà teatro anche di 3 dei 5 campi estivi. Questo è un progetto che vuole portare all'interno delle scuole, soprattutto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, educazione alla legalità e più in generale alla giustizia sociale e anche alla cittadinanza attiva, perché non ci dimentichiamo che la lotta alle mafie parte dalla consapevolezza dei nostri diritti ma anche dei nostri doveri. Il progetto prevede 4 azioni principali, possiamo dire. La prima è quella della formazione all'interno delle scuole, quindi di percorsi laboratoriali all'interno delle scuole, che poi porterà alcuni degli studenti che hanno partecipato a fare dei campi di libera nel territorio toscano. Abbiamo previsto 4-5 settimane di campi tra Firenze, Siena e la provincia di Pistoia, e poi abbiamo previsto un percorso di formazione per gli studenti del Parlamento della Regione Toscana, questo perché sono una rappresentanza importante, sono organo diretto della Regione Toscana, e quindi secondo noi era importante investire su questo organo e parlare con loro e capire come loro possono diventare sentinelle di legalità all'interno dei loro territori e all'interno appunto delle scuole di cui sono rappresentanti. Il comune di Abetone e Cutigliano in provincia di Pistoia è la città toscana dello sport 2022, anno ufficialmente inaugurato alla presenza anche di rappresentanti dell'organo legislativo regionale. Presentato il ricco programma di eventi su tutto il territorio di Abetone e Cutigliano, città toscana dello sport 2022. Abbiamo voluto con forza una legge per definire la città della cultura e dello sport toscana. Per il primo anno saranno Volterra per la cultura e Abetone Cutigliano per lo sport. Abbiamo scelto Abetone Cutigliano perché, oltre a essere davvero un luogo incantevole, è anche un riconoscimento a 70 anni dalla vittoria di Zeno Colò. Questo è un luogo che tiene insieme la bellezza del territorio, lo sport, l'ambiente, è davvero uno di quei luoghi da valorizzare e su cui costruirci la Toscana del futuro. Il riconoscimento di città toscana dello sport 2022 arriva dopo 2 anni tremendi a causa della pandemia, stagioni in cui il settore ha subito una crisi ai limiti della sopportazione, e vuole essere il riconoscimento delle istituzioni e un segno di rilancio per tutta l'area, ma anche un primo passo verso la valorizzazione di aree più periferiche che hanno potenzialità e grande dinamicità da esprimere. Una grande opportunità per attrarre ancora di più l'attenzione di tantissimi appassionati. In montagna si possono fare gli sport classici, il calcio, il basket, la pallavolo, il tennis, che si fanno anche in città, e tantissimi atleti vengono qua a prepararsi, a fare i camp estivi. Penso ai camp di Jack Galanda nel basket su tutti, ma poi ci sono sport che si possono fare solo in montagna, a partire dallo sci, la
l'alpinismo, l'arrampicata sportiva, le ciaspole, il mountain bike con due grandi bike park che ci sono qui, due nostri comprensori sciistici con oltre 60 km di piste e poi oltre 300 km di sentieri tracciati per poter fare trekking. 1000 eventi nel 2022, alcuni di prima fascia come il Pinocchio sugli sci, oltre 1500 atleti da tutto il mondo, ma tantissimi eventi per le famiglie, per le persone, per chi vuole venire in montagna anche semplicemente a fare un fine settimana o una settimana di aria fresca, di aria buona. Il programma ricco di tantissimi eventi conferma Betone Cutigliano come territorio che offre molteplici opportunità e che vede la presenza di due comprensori sciistici, quello della Betone e della Doganaccia, per un totale di 65 km di piste, oltre 500 di sentieri tracciati, due bike park, centri sportivi e la possibilità di cimentarsi in tantissime discipline come l'arrampicata sportiva, l'orientering, il parco avventura e il bob su rotelle. Il titolo attribuito ad Betone Cutigliano non riguarda solamente lo sport, ma si svolgeranno anche tante iniziative da poter fare all'aria aperta, come gli street food nei boschi, al fresco degli alberi assaporando la natura o le feste folcloristiche, senza dimenticare le tradizioni che hanno portato questo territorio ad essere uno dei più amati e frequentati della Toscana. Durante l'anno verranno anche organizzati festival e concerti in quota per godere dei bellissimi panorami con sottofondo musicale. Grazie poi alla storia che ha marchiato questo territorio sarà possibile visitare il circuito museale composto da sei siti, il centro espositivo del Palazzo dei Capitani a Cutigliano con mostre che si alterneranno durante tutto l'anno, il Museo della Gente a Rivoreta e il Museo della Linea Gotica a Piano Sinatico con i bunker della Seconda Guerra Mondiale, l'Orto Botanico e la Casa di Beatrice, la poetessa pastora di Pian degli Ontani. Negli ultimi anni è stato anche aperto il nuovo museo dello sci ad Betone, dove si può visitare anche la medaglia d'oro di Zeno Colò nell'anno del suo 70° anniversario della vittoria di Oslo. Lo sci è nato qui in Italia, in fondo, e la Betone deve tanto allo sci, ma anche lo sci deve tanto alla Betone. La Betone deve ripartire, perché forse dopo i primi anni, da prima della guerra che la Betone è nota per lo sci, c'è stato un periodo in cui forse si erano seduti tutti troppo sugli allori e oggi per fare turismo bisogna ripartire alla grande. Lo sport è importante per tutti, in particolare per i ragazzi, specialmente dopo la pandemia. Sono orgogliosa che sia stato scelto a Betone Cutigliano, perché io sono della provincia di Pistoia, come città toscana dello sport 2022, perché troppo hanno sofferto in questa zona nei due anni passati e spero con questo riconoscimento che le cose comincino a cambiare per il meglio. Noi ci siamo col Consiglio regionale a sostegno di questa e delle tantissime perle di cui la Toscana è ricca, oltre alle città d'arte. E quindi speriamo che a Betone, non ne dubitiamo, a Betone Cutigliano ci sappia dare grandissima soddisfazione quest'anno. Sono attese più di 1000 competizioni sportive distribuite su tutte e quattro le stagioni e questo garantirà, oltre al turismo bianco, anche il turismo verde e la crescita, diciamo, di tutta la montagna. 12 mesi di iniziative che renderanno a Betone Cutigliano non solo il centro sportivo di riferimento per la Toscana e per i toscani, ma il centro sportivo di riferimento per il centro Italia. Oltre 60 km di piste per lo sci alpino, ci sono chilometri di piste per il trekking, per la passeggiata, ci sono luoghi per le famiglie, ecco, un luogo e una comunità dove poter venire per passare del tempo. Ecco perché il Consiglio regionale ha scelto per il 2022 a Betone Cutigliano città dello sport. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.